Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi, dopo all'incirca un mesetto abbondante di utilizzo, andiamo a parlare di come mi sono trovato ad utilizzare la piattaforma Zwift. In questo tempo ho percorso 577 km in 19 ore e 48 minuti con un dislivello di 5044 metri, che corrispondono a 35 fette di pizza bruciate. Questa è la misura che ci interessa a noi, soprattutto a me. E detto questo, andiamo a vedere come funziona Zwift, come mi sono trovato io e cosa mi è piaciuto di questa piattaforma. Innanzitutto ho fatto dei giretti a caso nei mondi virtuali che ci sono all'interno. In primis, quelli che mi sono piaciuti di più sono stati Watopia, che è uno dei più utilizzati, e Maguri Island. Ho provato anche il circuito del mondiale di Innsbruck, del mondiale di Richmond e ho corso anche a Londra. Anche questi tre mondi comunque mi sono piaciuti. Ho fatto degli allenamenti assieme ad altre persone e ho fatto anche qualche gara, che è la cosa che ovviamente mi è piaciuta di più di questa piattaforma, perché ti invoglia ad allenarti e soprattutto, se ti piace la competizione, ti sprona a fare queste garette che ci sono al suo interno, dove ho sudato veramente tanto. Andiamo a parlare al volo, se non lo conoscete, di come funziona Zwift. Dobbiamo inserire al nostro interno la nostra altezza con il nostro peso. La miglior cosa per utilizzare questi tipi di piattaforme, ovvero un rullo oppure un misuratore di potenza che ci riesce a dire la potenza che stiamo sprigionando, perché se non lo avessimo si può fare comunque con il sensore di velocità, ma quello che poi andrà a calcolare una velocità fittizia. Difatti, al tempo del lockdown, tanta gente che ha provato a utilizzare Zwift poi nelle gare che è andato a fare è stato squalificato proprio per questo, siccome non si riesce a avere un qualcosa di reale. Avendo il vantaggio, i dati che sono scritti sono comunque reali. In base a questo, dopo la prima pedalata che fate, Zwift vi calcola già un FTP, che poi in base a quello che fate nelle uscite successive l'andrà a ricalcolare. A me è capitato che la prima uscita che ho fatto con Zwift l'ho fatta solo per provare la piattaforma e avevo un FTP abbastanza bassa. Dopo due gare si è alzata di un bel po' di watt. In base all'FTP e al peso ti va a calcolare quanti watt per chilo hai in soglia, e in base a quelli poi ti puoi anche andare a iscrivere alle gare che ci sono. Troviamo la categoria A, che è dai 4.2 ai 5 watt per chilo, la categoria B, che è dai 3.2 ai 4 watt per chilo, scendendo sempre di più arrivando alla categoria D. Le gare che sono andato a fare io sono state quasi tutte in categoria B, e le prossime, giusto per curiosità, le proverò in categoria A, anche se non ho quei watt, ma giusto per curiosità e per farmi un po' del male fisico. Quindi Zwift funziona in questo modo, e le gare che poi andiamo a fare sono fatte su questi tipi di categorie, quindi in base al vostro FTP, a quanti watt per chilo avete, vi potete iscrivere. Se vi iscrivete in una categoria più bassa, ad esempio la D, dall'1.2 2 watt per chilo, adesso non ricordo se l'ho detta giusta, e poi a fine gara vincete e avete 4 watt per chilo, verrete squalificati. Infatti molte volte capita che iscrivendosi alle gare poi si viene squalificati per questo motivo. Cosa mi è piaciuto di questa applicazione? Che mi è piaciuta molto perché sembra un gioco. A me piace giocare su dei videogiochi simili dove si corre. Ad esempio, sono stato un utilizzatore seriale di Pro Cycling Manager, che purtroppo su Mac adesso non lo fanno. Peccato, perché sennò ci giocherei ancora e ci perderei tanto tanto altro tempo. E il bello di Zwift invece è che siamo noi a pilotare il nostro avatar che vediamo sullo schermo. I mondi che vediamo sono virtuali, ma cercano anche di simulare la realtà. Un esempio è proprio Innsbruck e Richmond, che rifanno il percorso
che è stato fatto ai mondiali del 2015 e 2019, con rispettivi Richmond, vittoria di Peter Sagan, la prima delle tre, e a Innsbruck, prima vittoria e unica per Alejandro Valverde. Il bello, essendo proprio all'interno di un gioco, oltre a pedalare, e quindi se io pedalo forte il mio avatar va forte e posso andare bene nelle gare, è tutta la personalizzazione che c'è dietro, perché posso avere la bicicletta che voglio, posso utilizzare le ruote che voglio, il casco che voglio e la tuta che voglio. Ovviamente ci sono dei livelli, si parte dal livello 1 e ovviamente abbiamo tutto l'abbigliamento base. Poi andando avanti, livello per livello, si riescono a sbloccare delle maglie nuove, dei caschi nuovi, delle scarpe, calzini e guanti nuovi. E questo ti invoglia anche a pedalare di più. La moneta di scambio per andare ad acquistare biciclette e ruote è la goccia di sudore. Quindi in base a quanti watt produciamo, si hanno queste gocce di sudore che poi possiamo utilizzare come monete per andare a comprare le biciclette e le ruote. Che possiamo ovviamente avere la nostra bicicletta che vogliamo, tra quelle che ci sono all'interno di Zwift, ma dobbiamo sudarcele, perché partiamo con delle biciclette più basiche marchiate Zwift, quindi una mountain bike, una bicicletta da strada e quella da cronometro, e più avanti andiamo riusciamo, in base ai livelli che siamo, a sbloccare delle ruote e delle bici. Questa cosa l'ho trovata molto motivante per andare avanti, e se ci fosse stata anche la possibilità, che però non c'è, di comprare delle gocce di sudore, l'avrei fatto subito, in modo tale da avere una bella bici e delle belle ruote. Ma purtroppo questo non si può fare, quindi ho dovuto pedalare un bel po' per sbloccare delle ruote. Le prime ruote che ho sbloccato sono state delle DT Swiss. Ovviamente anche qua le ruote e le biciclette che sblocchiamo non sono tutte uguali, perché ognuna ha delle caratteristiche diverse, quindi si vedono le stelle sulla leggerezza del mezzo e sull'aerodinamicità. Quindi una bicicletta che può sembrare bella può avere anche meno stelle rispetto a una che sembra meno bella, e anche questo è da tenere in considerazione per poi andare a vedere la performance che si fa poi correndo. E quindi questa è una cosa che mi è piaciuta moltissimo e mi ha invogliato a correre di più. Purtroppo non sono riuscito a sbloccare nessuna bici, perché puntavo a sbloccarne comunque una abbastanza buona, e sono arrivato a, dopo i 180 gocce di sudore per le ruote, ad accumularle circa 260, e le bici che avevo puntato costavano tutte sulle 400. Quindi appena rinnoverò l'abbonamento di Zwift sarà una delle prime cose che andrò a fare. Prossimamente, nei prossimi mesi, andrò a provare altre applicazioni per home trainer, così poi ve le potrò anche spiegare meglio e alla fine vi andrò a dire quale secondo me è stata la migliore, anche se penso che Zwift sia la migliore, ma potranno anche smentirmi, lo vedremo solo dopo averle provate tutte. Altra cosa che mi è piaciuta è stata utilizzare il telefono come un contachilometri, perché io proiettavo Zwift direttamente dal mio computer, però per andare a cambiare strada nella mappa, per andare a correre o utilizzare Power Up, mi risultava comunque abbastanza scomodo se utilizzavo solo il computer. E quindi, utilizzando il mio telefono, mettendolo proprio come un contachilometri sulla bicicletta, riuscivo a indicare sulla mappa la strada che volevo fare e riuscivo a utilizzare tutti i power up quando mi servivano. Quindi questa cosa l'ho trovata molto comoda, e stessa cosa sempre dal telefono, mentre correvo riuscivo ad unirmi agli eventi, quindi non serviva che andavo a smanettare dal computer, quindi dalla bicicletta dovevo scendere per andare a cercare gli eventi, ma mi bastava utilizzare il telefono mentre ero nei rulli per andare ad unirmi ad un altro evento. Quindi questa cosa l'ho trovata molto comoda. L'app da utilizzare è Zwift Comparison. Da là, quando iniziamo a pedalare, abbiamo un contachilometri, in poche parole, dove vediamo la mappa, dove possiamo utilizzare Power Up, e possiamo anche entrare all'interno della sezione eventi per unirci a tutti gli eventi che ci sono in quel momento. Tutti gli eventi, tutti gli allenamenti e tutto, ho notato anche che sono organizzati molto bene. Se andiamo a vedere all'interno, vediamo che per ogni ora c'è sempre qualche evento organizzato da qualcuno anche esterno, e se vogliamo pedalare in compagnia anche da casa, questa è una cosa molto carina da fare. Difatti ogni tanto, quando non sapevo cosa fare di allenamento, mi univo a qualche allenamento giusto per essere invogliato a fare qualcosa di diverso. Ed ora andiamo a vedere i piccoli punti a sfavore. In realtà di punti a sfavore non ce ne sono, secondo me. L'unica potrebbe essere il prezzo, perché Zwift
costa 15 euro al mese per essere usato, quindi questo potrebbe essere l'unico punto un attimo a sfavore rispetto a magari altre applicazioni che poi andremo a vedere nei prossimi mesi costano di meno. E questo è tutto quello che volevo dirvi in merito all'applicazione Zwift. Ovviamente qui sotto in descrizione trovate il link al mio canale Telegram Ciclismo Sconti, dove ogni giorno troverete degli sconti a tema ciclismo, e se non l'avete ancora fatto vi conviene andarvi a iscrivere, è gratuito, non costa niente, trovate qui sotto il link in descrizione. Trovate il link al mio rullo l'Elite Diretto XRT, se volete andarlo ad acquistare o comunque volete andare a darci un'occhiata. E se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima.